Lady Radio per la cronaca insieme a voi, Evedili, sino alle 17, quando poi lascerò lo spazio a Firenze Parla con Giacomo Guerrini. Do il benvenuto e lo ringraziamo per essere con noi a Paolo Cochi. Grazie Paolo per essere qua su Lady Radio. Grazie a voi, buon pomeriggio. E allora ci occupiamo insieme a Paolo Cochi del mostro di Firenze, o meglio della revisione della sentenza dei compagni di merende. Ne parliamo con lui, che è consulente tecnico di parte. Che novità ci sono, Cochi? Dunque, è stata chiesta da parte dell'avvocato Biscotti, legale del nipote di Mario Vanni, condannato per quattro degli ultimi duplici omicidi del mostro. È stata annunciata da parte sua la richiesta di revisione. Ma oltre a questo c'è una situazione piuttosto controversa tra i legali e la Procura di Firenze e la Corte d'Assise, perché è più di un anno e mezzo che si chiede la documentazione dovuta ai legali, e questo è stato stabilito anche da due ordinanze, i due GIP, appunto la documentazione processuale e di indagine. E qui c'è un problema di carattere documentale, cioè non si riesce ad accedere agli atti. Io sono consulente di parte, consulente documentale degli avvocati, non si riesce ad accedere a questa documentazione importantissima, poiché si sono individuate delle situazioni sia di carattere genetico, balistico e documentale piuttosto significative, e si ha bisogno di avere dei riscontri dalla documentazione che, in base al 116 codice di procedura penale, deve essere messa a disposizione degli avvocati, dei legali difensori, sia del parente dell'indagato, del condannato, che dei familiari delle vittime. E questo da un anno e mezzo. Ci sono state varie richieste, varie dinieghi con varie motivazioni. Poi sembrava che da queste ordinanze delle due GIP se ne fosse usciti fuori e si potesse accedere alla documentazione. Così sembra che non sia stato, perché c'è un po' un rimbalzo di responsabilità tra Procura e Corte d'Assise, e quindi senza documentazioni si è creato questo impasse che dura ormai da un anno e mezzo. Troppo tempo, Cochi. È come se veramente ci fosse una sorta di blocco al Palazzo di Giustizia di Firenze, in particolare in Procura, è così? Credo proprio di sì, lo possiamo dire dopo tutto questo tempo e dopo varie motivazioni prodotte dal fatto, da altri fatti reato, oppure da quando si pronunciò l'ex ministro Cartabia della giustizia, è un muro di gomma che dura da tantissimi anni, insomma. È diritto dei familiari delle vittime poter accedere alla documentazione per poter fare, in base al 114, delle verifiche, delle indagini difensive. Vedo i nostri ascoltatori che, insomma, a quanto pare, insomma, sta molto a cuore l'argomento, insomma, dicono: ma non è che ci sia qualcosa sotto? Perché questo blocco? E le domande che molti si fanno, insomma, l'opinione pubblica, Cochi. Beh, è la domanda anche che mi faccio io, perché fondamentalmente si tratta di accedere ad atti di indagine, ad atti processuali già archiviati. Non c'è più nessun procedimento aperto che io sappia sul mostro di Firenze, quindi, come dice il codice di procedura penale, articolo 116,2, competenza è della Corte d'Assise e quindi del giudice competente. E non si capisce perché da tanto tempo nessuno riesce ad accedere a questi atti, neanche con gli archivi vaticani. Insomma, nel caso Orlandi è successa una cosa del genere. E quindi rimarranno senza ombra di dubbio, fino a quando non si avrà l'opportunità di accedere a questi atti, insomma, molti, molti dubbi.
E molte domande, senza risposte. Ma si spera, insomma, che questi dubbi vengano presto sciolti, perché voglio dire, se no l'avvocato ha preannunciato un, appunto, al nuovo ministro della giustizia che verrà una richiesta di accertamento in questo senso, questo l'ha scritto nel comunicato. Grazie a Paolo Cocchi, sempre molto gentile e disponibile con Lady Radio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera.